Negli ultimi giorni si sono scatenate qui ad Alghero delle polemiche per la presentazione dell'iniziativa Butighetta, l'idea cioè per i commercianti di parlare in algherese sia con i turisti che con i cittadini di Alghero. Noi siamo qui con Erla Piras e parliamo con lei di come è nata questa iniziativa. Diciamo che la staff, la società per la quale lavoro, già da diversi anni produce una cartina italiano-inglese per i turisti. Viene prodotta a costo zero per l'amministrazione comunale, questo ci tengo a sottolinearlo viste le polemiche che si sono accese, a costo zero solamente con i soldi degli sponsor che pagano per avere la loro pubblicità sulla cartina. Abbiamo pensato che potesse essere utile produrre una cartina in algherese per i turisti catalani che vengono dalla Catalogna, ma anche perché ci sembrava importante introdurre nella cartina, in uno strumento così divulgativo, un tratto identitario forte come la nostra lingua. Abbiamo cercato quindi degli sponsor per questa cartina, come li cercavamo per le cartine in italiano e inglese, e abbiamo trovato un grande riscontro, nel senso che subito 30 operatori turistici hanno voluto aderire all'iniziativa, ma hanno voluto andare oltre. Hanno pensato che potesse essere interessante indicare le loro attività, fossero esse ricettive o di ristorazione, come delle attività nelle quali è possibile parlare algherese. E quindi la cartina, da una cartina semplicemente tradotta in catalano, è diventata una cartina con indicati i punti dove si può parlare algherese ad Alghero, cioè chi entra in negozio può rivolgersi sapendo che qualcuno gli risponderà nella stessa lingua. Chiaramente non c'è niente di obbligatorio, ognuno parlerà la lingua che conosce, che sente di parlare. Però abbiamo notato che, abbiamo pensato che introducendo il saluto algherese a tutti quelli che entrano in negozio fosse un lasciapassare per parlare algherese. Chi vuole parlare algherese o catalano si cimenterà, chi invece vorrà parlare in italiano o se straniero in inglese parlerà la lingua che ritiene, insomma. E quindi è nato il progetto Butighetta. Il primo passo appunto è la cartina stradario con indicati luoghi dove si potrà parlare algherese, si verrà salutati in algherese. Seguirà poi realizzazione di una indicazione anche visiva al di fuori del negozio e nel frattempo gli operatori si stanno costituendo in associazione, diciamo anche per aiutarsi e per condividere questa iniziativa, per rinforzarla. Come dicevo, grande sostegno è venuto da parte dell'amministrazione comunale, ma qui giova chiarire un equivoco, nel senso non abbiamo ricevuto finanziamenti da parte dell'amministrazione comunale, semplicemente noi ci siamo rivolti all'ufficio linguistico, perché chiaramente era il referente ideale per un'attività del genere, così come ci siamo rivolti alla Generalità della Catalogna e alle associazioni, per avere un supporto per esempio nella traduzione dei testi, visto che, come si sa, il limite è molto spesso che lo si parla l'algherese ma non lo si sa scrivere, nella traduzione dei testi, in consulenze linguistiche, e quindi porteremo avanti in questo senso la collaborazione. Non ci sono stati finanziamenti da parte dell'amministrazione comunale a questo. La Gibaltat de Palau, una lingua che è nostra, dei nostri territori, è fondamentale perché da 2 anni di o di creare un sentito territoriale che è quello di essere algarese, di usare algarese la lingua e la cultura. E l'altro anche può essere una stimolo economico e turistico per fare in modo che questa peculiarità linguistica può dare l'opportunità al visitatore che arriva, che sia di Catarau, che sia di capo parte del mondo, di sapere che anche se ascoltate e anche qualcosa di diverso, che potesse una stimolo positivo per poter tornare un'altra volta o palacco, quando tornano a casa dellus, ma compagnons familiars, abbiamo visto una città che sveglia per te a Marina, ma sveglia anche per te una lingua, un'architettura e una cultura che è particolare. Perché proprio per il fatto di averne fatto una versione in algherese, di fatto si dà anche un segnale di tipo culturale, nel senso che anche una mappa, uno stradario, diventa uno strumento di tipo culturale, perché in qualche modo promuove, veicola
la lingua insomma quella dei nostri nonni, dei nostri padri, ma ancora prima, e che è quella che in qualche modo appunto ha sempre differenziato questa città.